Cibus 2018, ci troviamo allo stand di Farmacotto S.p.A. e siamo in compagnia del nuovo presidente dell'azienda, Giovanni Zaccanti. Buongiorno signor Zaccanti e benvenuto dinanzi alle telecamere di Horeca TV.it. Buongiorno a tutti voi, eccoci qua. Eccoci qua, è il caso di dirlo, perché questa è stata una gran bella sfida, riuscire a dire ok, Farmacotto ha qualche problemino, c'è penso mi, si dice così? No, Farmacotto non ha più problemi, Farmacotto ha tanto da lavorare, ecco. E questa è la sfida nostra e la sfida del futuro. Farmacotto si presenta al Cibus con delle novità, si presenta al Cibus con una nuova faccia, però con una grande squadra e con una squadra che ha voglia di lavorare per il futuro. Farmacotto è un nome storico del segmento del GDO, ma anche del fuoricasa. Io prima dicevo a qualche problema, perché prima dell'avvento di Zaccanti c'era qualche piccolo problemino, ma ora tutto è risolto e anzi, cosa prevede il futuro in Farmacotto? Ma io devo ringraziare chi ha gestito questa azienda in questi ultimi 3 anni, perché veramente ha fatto un lavoro incredibile. Salvare un'azienda non è facile e oggi Farmacotto è un'azienda che va con le sue gambe, ma soprattutto ha dei progetti futuri molto importanti sia per quanto riguarda il mercato italiano che per quanto riguarda il mercato estero. Certo, stiamo lavorando tantissimo sulla qualità, perché vogliamo essere il top, avere i prodotti al top, e ci siamo arrivati. Continueremo a lavorare su questa linea, ma soprattutto avremo anche dei progetti futuri sull'estero che ci daranno soddisfazione. Ecco, nel futuro di Farmacotto c'è davvero tanta roba, tanti progetti, tanti prodotti nuovi. Sì, noi stiamo lavorando su prodotti nuovi e stiamo lavorando anche su prodotti alternativi. Credo che avremo un anno dove consolideremo l'Italia, ma avremo il prossimo anno da investire tanto sull'estero, dove Farmacotto può fare ancora tanta strada e dove crediamo che Farmacotto possa tornare a essere un marchio fortissimo. Presidente, infine, per chi è un po' distratto, facciamo un attimo una microstoria di Farmacotto e cosa rappresenta oggi sul mercato. E oggi sul mercato diciamo che siamo un riferimento sul nostro prodotto. È chiaro che noi non vogliamo fermarci solo a questo, e quindi a migliorarlo, ma non fermarci su questo, ma lavorare su altri prodotti che abbiamo pronti e che presto saranno messi sul mercato. Presidente, grazie, saluti pure gli amici di Horeca TV.it. Grazie, un bel saluto a tutti voi, a presto, grazie. Che certamente seguiranno tutte le vicende future di Farmacotto, con lo sviluppo, i nuovi prodotti e i nuovi mercati da andare a aggredire / occupare, grazie alla forza vendita, su Horeca News.it. Grazie presidente, amici, non andate via, perché noi abbiamo ancora tantissimo da mostrare qui al Cibus 2018.